Siamo oggi per celebrare il restauro di una fontana che è l'entrata dell'ambasciata. 30 years ago, we think at least 30 years ago, this was the last time it was clean. So we're going to see something that generations of American diplomats have not seen and a lot of our fellow citizens here in Rome haven't seen. Oggi è stata inaugurata la fontana di Antonio Maraini, eseguita dall'artista nel 1927. Il restauro è stato promosso dall'Ufficio Beni Culturali dell'Ambasciata, di cui io sono responsabile, ed è stato finanziato dal Dipartimento di Stato, la sezione Cultural Heritage. L'intervento di restauro conservativo si è reso necessario per rimuovere gli strati di calcare più spessi e induriti. Questo ne è un esempio, dove possiamo notare anche la controforma dell'occhio del pesce, che era completamente ricoperto, come ne era ricoperta quasi la totalità della fontana. Lo stato di conservazione aveva anche, oltre al calcare, spessi strati di incrostazioni dovute allo smog. La rimozione di questi depositi è stata l'operazione più complessa e delicata, che ha permesso di riportare alla luce dettagli decorativi e rilievi della fontana che erano ricoperti da decenni e di cui non si aveva memoria. Invitiamo tutte le persone da Roma di vedere queste fontane e apprezzare la bellezza. Grazie.